Buongiorno a tutti agli amici di Facebook e anche ben ritrovati ai colleghi che sono qui presenti per la terza giornata del percorso Evidence-Based Dentistry di quest'anno. Noi ci siamo già fatti un'introduzione tra amici per definire la scaletta della giornata di oggi che parlerà dei disordini temporomandibolari. Quindi per la diretta direi di andare subito al sodo con la prima parte, il punto 1, diciamo, partendo dalle basi. Quindi noi abbiamo a che fare con una serie di condizioni che riguardano l'articolazione temporomandibolare, il disco articolare e i muscoli che muovono l'articolazione della mandibola. Quindi quando si legge nella definizione che c'è una definizione che riguarda le patologie inerenti, l'ATM, i muscoli masticatori, le strutture ad esse correlate, fondamentalmente è inevitabile che sia così, non ci può essere qualcosa di più complesso. Quello che io vorrei fissare fin da subito è un concetto molto importante e vi assicuro che queste le prossime due, le uniche due diapositive scritte, le uniche tre anzi, della giornata, cioè dove ci sarà testo da leggere attentamente. Perché? Perché una delle cose che personalmente mi disturba, si può dire, ok, è sentir raccontare che in niatologia si sente tutto il contrario di tutto, che ci sono diverse filosofie e quant'altro. Allora, ognuno è libero di fare quel che vuole perché il mondo è grande, però la realtà dei fatti è che le accademie degli esperti che si occupano della materia in realtà delle linee guida le hanno date da anni, capito? Quindi dire che va tutto bene, ci sono diverse filosofie, non è proprio corretto. E questo voi lo potete verificare facilissimamente, perché se andate sul sito dell'American Academy of Facial Pain, sul sito della European Academy of Facial Pain, delle consorelle asiatiche e soprattutto sul sito della International Association for Dental Research, trovate delle informazioni ben precise. Tra tutte, proprio per la semplicità di questo statement, io proietto sempre questo dello IADR. L'IADR è il principale ente mondiale di ricerca odontoiatri, quindi è fatto da odontoiatri che non hanno nessun interesse, no, in un verso o nell'altro. Anzi, uno si potrebbe aspettare che trattandosi di ricerca ci possa a volte essere, no, la volontà di complicare le cose per dare privilegi magari a certe strumentazioni complesse o a certe analisi di laboratorio e quant'altro. La realtà dei fatti è che se voi andate sul sito dello IADR e cercate statement sui disordini temporomandibolari, ce ne sono altri, amalgama, fluoroprofilassi, ok? Sugli argomenti un pochino controversi dell'odontoiatria, voi trovate che nel 96, quindi 23 anni fa, sono state adottate queste, diciamo, piccole note che sono state leggermente revisionate nel 2010 e, siccome nel 2010 ci fu un po' di polemica da parte di qualcuno, riaffermate nel 2015. Quindi, diciamo, è da un pochino di tempo che, volendosi informare seriamente, ci sono delle linee guida alle quali fare riferimento. Cosa dicono queste linee guida? Che, o meglio, questo statement, questa è un'affermazione di una paginetta. I disordini temporomandibolari, appunto, sono un gruppo di condizioni muscoloscheletriche che coinvolgono l'ATM, i muscoli masticatori e le strutture esse correlate. Quindi fin qui nulla di nuovo. I segni e i sintomi associati a queste condizioni possono essere differenti, e fin qui nulla di nuovo, e sono frequentemente associati con altre condizioni e con la presenza di dolore acuto o persistente. Però, diciamo, questo fatto della comorbidità con altre condizioni anche a distanza è una cosa che sta emergendo ed era emersa già dai tempi della seconda metà degli anni 90. Le forme croniche di dolore temporomandibolare possono portare all'assenza dalle attività lavorative o sociali, o comunque ad avere un disagio nello svolgere attività lavorative
e sociali, al punto che, come vedremo, nell'inquadramento diagnostico è fondamentale fare riferimento anche alla valutazione di questi aspetti. Quindi, in generale, una persona che ha dolore temporomandibolare a causa delle difficoltà a masticare, a svolgere, diciamo, a svegliarsi al mattino magari con molto dolore, a svolgere tutta una serie di funzioni quotidiane, può accadere che abbia una riduzione della qualità della vita. Le parole chiave, quindi, di questa semplice introduzione sono condizione muscoloscheletrica. Quindi noi dobbiamo cominciare a pensare che nel contesto del nostro studio odontoiatrico ogni tanto arrivi un paziente che ha un problema a una articolazione e a dei muscoli. Tenete questo in un cassetto del vostro cervello, perché sarà il concetto base che racconteremo nell'arco della giornata. E poi l'altra parola chiave è sicuramente questo aspetto dell'influenza sul possibile, perlomeno sulla qualità della vita, sugli aspetti psichici, anche in termini di interazione mutuale, no? Perché una persona che magari ha depressione o uno spettro psicologico ansioso può avere in questi disturbi psicologici l'origine primaria del dolore a volte. Ok? Basandoci sull'evidenza attualmente disponibile, ci sono due statement successivi, uno che riguarda la diagnosi e uno che riguarda la terapia, o meglio la gestione di questi pazienti. Per la diagnosi è scritto nero su bianco che alla luce delle evidenze scientifiche si raccomanda che la diagnosi differenziale dei TMD e delle condizioni di dolore orofaciale correlate deve essere basata primariamente sulle informazioni ottenute dall'anamnesi, ok? Dall'esame clinico e, quando indicato, poi vedremo cosa significa, ma solo quando indicato, non posso fare TAC o risonanza magnetica a tutti. Non ha nessun senso, spesso non mi aggiunge nessuna informazione utile in termini di decision making. Solo quando è indicato anche approfondimento via imaging. Quindi anamnesi, esame clinico e approfondimento via imaging. A questo punto la domanda sorge spontanea, prima di andare avanti, cioè di questi tre aspetti, qual è quello più importante? Lo dici per il paziente, la storia clinica. L'anamnesi. Lo dici perché vuoi farti ben volere o ci credi veramente? No. Cioè, ma ragazzi, ma questi pazienti li riconoscete da quando telefonano? Io nel libro che sto scrivendo ho detto, vabbè, come faccio a cogliere un po' l'attenzione dei lettori, cercando di non essere sempre troppo rompiballe, ho ipotizzato un dialogo, no? Con i pazienti temporomandibolari al telefono. Quindi facciamo finta che tu sia la mia segretaria, no? Io telefono, dai, il telefono suona, dring, tu rispondi. Buongiorno, studio professor Maffredini. Ah bene, buongiorno, sono la signora Giuseppina, chiamo da Andria, ok? E penso di aver fatto il numero giusto, è un ognatologo il professore? Io cosa devo rispondere? Rispondi! Sì, ok, sì. Quel che ti pare. Sì, mi dica, come posso esserle utile? Bene, no, perché siccome quando avevo 11 anni, adesso ne ho 53, ecco. ho preso una botta cadendo di bicicletta e mi fa un pochino male da allora il condilo sinistro e ho un precontatto sul settimo inferiore di destra perché sono stata da un ognatologo della mia città. Ecco. Voi potete risolvere il mio problema? Io le devo fissare un appuntamento al professore per una visita. Ma è per caso possibile intanto accennargli qualcosa? Ma ne parlerà intanto con lui. Ma e posso intanto mandarvi la documentazione? Insomma, si va avanti all'infinito, ok? È vero o no?
e vanno avanti all'infinito anche a chiedere l'indirizzo, che tu mi dici, no, via Ingolstadt 3, va Google Maps, arrivo. A Maria di Carrara c'è una piazza, una strada, no? Se tu hai mal di denti, via Ingolstadt 3, ok, benissimo. Se hai dolore all'ATM, quella via Ingolstadt 3 è Lourdes per te. O sbaglio? Quindi come possiamo pensare che persone del genere siano uguali nell'approccio? Ma con tutto il rispetto, e non sto dicendo che siano problematiche psicologicamente, però è chiaro che è un altro sport. Perché uno che viene da noi e mi dice ho i denti disastrati, voglio fare ortodonzia, chiude la telefonata in 10 secondi. Oppure ho un vecchio ponte, mi sono trovato male con il vecchio odontoiatra, devo rifare il lavoro nuovo, chiude la telefonata in 10 secondi. Quindi queste informazioni non sono noie. Meglio, lo diventano perché è chiaro che no, quella di 50 anni che vi racconta che è caduta di bicicletta quando ne aveva 11, l'anamnesi rischia di durare un pomeriggio intero. Però non è il singolo dettaglio, è l'inquadrare, senza bisogno di questionare, amici miei, cioè la persona che abbiamo di fronte. E queste cose qua, se noi andiamo a ricercare la letteratura ortopedica, la letteratura, la pratica clinica ortopedica o neurologica, le troviamo quotidianamente. Perché vuol dire, se io ho cefalea di qualunque tipo, è chiaro, cefalea, cervello, TAC, risonanza, escluse grosse cose, no? Tutto il resto è gestione sintomatica e aspetti psicologici del paziente che probabilmente non riesce, anche se non vuole sentirselo dire, no, a far carico a certe tensioni della vita quotidiana. Poi dopo sicuramente ci possono essere situazioni strutturali, ormonali, locali, che in questo momento non siamo ancora in grado di capire. Però noi ci muoviamo in questo contesto. E allora la mia visita, lo dico sempre nei corsi più approfonditi e chi c'è stato le vede, è grossa parte chiacchierata col paziente, poi dopo arrivate all'esame clinico. Ma secondo voi sapere che io ho dolorino alla palpazione dell'area retrodiscale di destra e anche alla palpazione a bocca chiusa e che magari ho dolore anche all'origine del massetere e ho dolore anche un po' nell'area pterigoidea dall'altra parte, ma dall'altra parte ho un po' anche di tensione qui. Secondo voi, avere o non avere in tutto questo calderone un po' di dolore in più sul massetere di destra, vi cambia il trattamento? Cioè, devo fare un bite diverso? Questo è il limite del, lo vedremo con Mihalis al congresso, dei DCTMD e dell'asse 1, no? Che non ti porta poi a algoritmi decisionali che siano fruibili clinicamente, ma di sicuro non è attraverso la manovrina clinica, figuriamoci voi analizzando l'occlusione o la posizione dei condili e quant'altro, che io posso arrivare ad avere una diagnosi differenziale che mi influisce su una diversità di trattamento. Okay, questo è lampante, cioè qualunque ortopedico ve lo può raccontare, o qualunque neurologo nei casi di dolore cronico. Quindi questi aspetti sono fondamentali. La chiacchierata col paziente, la vostra visita, deve durare, quanto dura la tua visita nei pazienti che hanno dolore alla mandibola? Ne vedi? Qualcuno, sì. Okay. Quando chiamano e prendono appuntamento, quanto tempo dedichi? Dipende dalla giornata, purtroppo. Ok, però in media? Mezz'ora. Ok. Quindi tu dedichi, scusami, ridendo te lo dico, mezz'ora a un paziente che potrebbe avere qualunque cosa, dolore cronico e quant'altro, e poi stiamo 2 ore e un quarto a chiudere un incisivino. Perché la nostra professione è così. Giusto? Le visite, possibilmente, siccome sono già terapeutiche, devono durare di più. Io non dedico mai meno di 1 ora, 1 ora e un quarto, di cui manovre cliniche 30 secondi, sono partito da 10 minuti, cioè sono partito da ore ai tempi della tesi, poi
sempre meno, sempre meno, sempre meno. Adesso, dopo aver chiacchierato, dico: la signora, metto i guanti, ma ha dolore qui, ah, anche di qua, ah, davvero, no? Ma non mi aggiunge nulla. E questa cosa, adesso voi dovete, diciamo, fidarvi, però chi di voi ha un pochino di esperienza la può immaginare, clinicamente, e per questo io dico non si possono discutere pazienti via Facebook, perché è l'empatia che crei live che ti fa la differenza, perché clinicamente si vede quotidianamente. Quindi grossa parte già della visita non è una visita semiologica, ma è una chiacchierata di spiegazione al paziente: perché ti schiocca la mandibola, perché hai dolore, il sovraccarico, che vita stai facendo, cercando a volte di prendere la larga. Ok? E poi ovviamente chiacchierata, perché anche lì è anamnesi, mica posso fargli io gli esami di laboratorio per di reumatologia, cioè chiacchierata per escludere comunque anche aspetti sistemici. E si arriva, man mano che, se vogliamo dire, si sale, no, di expertise, di livello, si arriva a prescrivere l'imaging in casi sempre più mirati, perché ci si fida sempre di più della propria diagnosi clinica, perché chi usa imaging tutti i giorni sa che la CONBIM non serve a una mazza. Però ce l'abbiamo in studio, allora CONBIM, vai, ok? Poi ci lamentiamo del buco dell'ozono, ok? E la risonanza magnetica stessa mostra sempre menisco anteriorizzato in una persona di 50 anni. Cioè, io ho fatto sport agonistico prima di avere tre figli, adesso ho 43 anni, pesi, salti, gradoni, calcio, botte, cioè come volete che siano i menischi delle mie ginocchia? Uguali a quello che ha lavorato in banca e faceva la corsettina la domenica mattina? Non credo. Se io pesassi 150 kg, come volete che potrebbero essere i menischi delle mie ginocchia? Uguali? No. Capito? Quindi questi aspetti di usura sono age related e poi si trovano in diversa situazione, stadiazione, in tutte le persone che hanno dolore, ma non necessariamente ci guidano il trattamento, ok? È richiesta una esperienza clinica, che è il grosso limite di ciò che noi ci aspettiamo dall'evidence based dentistry, notevole. Cioè l'evidence based dentistry ha una quota clinica inevitabile, basata banalmente anche sulle esperienze, o meglio, sulle aspettative, sulle richieste dei pazienti. Ok? Poi c'è la letteratura e poi ci sono le cosiddette evidenze cliniche. Quindi quando qualcuno vi dice le evidenze cliniche contro le evidenze scientifiche, cioè è già un ossimoro, cioè è una cosa, non ha senso, perché le evidenze cliniche sono parte delle evidenze scientifiche, non sono in antitesi alle evidenze scientifiche. Le evidenze scientifiche si fondano anche sulle osservazioni cliniche, ma cercano di dare una spiegazione in maniera deduttiva, capito? Ne parleremo, se volete, nel pomeriggio. Ok? Quindi importanza assoluta non solo alla storia del paziente, ma alla chiacchierata con il paziente e all'inquadramento. E imaging in casi selezionati. La scelta di procedure aggiuntive diagnostiche dovrebbe essere basata sull'utilizzo di dati, sull'utilizzo, diciamo, di procedure che abbiano una comprovata sicurezza ed efficacia basata su dati che sono stati pubblicati su riviste peer review. Tuttavia, il consenso della recente letteratura scientifica all'incirca dei device tecnologici attualmente disponibili, qui Facebook non ho nessuna colpa, diciamo tutto ciò che finisce in grafia non serve a niente, perché sulla base di tutte le evidenze scientifiche disponibili non c'è nessuna evidenza che queste strumentazioni, no? Misurare l'attività elettromiografica, fare il bilancino della torta 30%, 40%, misurare il tragitto condilare, misurare deviazione del condilo di destra quando apri la bocca, non ti discrimina tra pazienti e non pazienti. E a me non sembra poco. Cioè è un dato clinico.
Cioè, se io vi attacco degli elettrodi e con quell'esame lì non posso avere nessuna utile informazione per sapere se tu hai dolore o non lo hai, cioè, non ti faccio sicuramente del male, posso anche attaccarteli, ma come minimo ti costa in più la visita senza motivo. Se poi addirittura quegli elettrodi io li uso per dirti che hai qualcosa di sbagliato nell'ingranaggio perché la muscolatura dovrebbe andare a finire in un altro modo, mi genero lavoro. Cioè ti diagnostico una cosa che non sapevi di avere, mi invento un modo di curarla, la curo. Fantastico. Ma le linee guida su questo ci sono. E ci sono da 20 anni, quindi il vostro compito, se volete essermi amici per tutta la vita, è di cominciare a raccontarlo serenamente. Quando andate a un corso di qualunque materia, voglio dire, ma dedicate, avete speso dei soldi, dedicate 3 minuti a cercare su Medline o nelle linee guida dell'Accademia Internazionale di quella materia. No, se certe informazioni che vi sono state raccontate sono in linea col sapere scientifico pure. Attualmente, quindi, nessuno dei device. Attualmente è chiaro che poi c'è poca potenzialità di uso clinico, ma essendo una condizione ortopedica e neurologica, se proprio noi volessimo degli approfondimenti diagnostici, dobbiamo scimmiottare l'ortopedia e la reumatologia e la neurologia, quindi eventualmente il futuro, che in parte è già il presente, saranno i test di laboratorio, test enzimatici, presenza di mediatori infiammatori nel liquido sinoviale, un po' di genetica purtroppo, ma mica si può fare una lezione sulla genetica, ok? Quindi siamo in un contesto di queste condizioni. È chiaro che in aggiunta possono, aggiungo io, devono, o meglio, non si devono usarli a tutti i costi, ma si deve a tutti i costi fare un inquadramento di quel tipo, anche essere utilizzati questionari o comunque strumenti per inquadrare il paziente dal punto di vista psicosociale. Ok? Perché diciamoci francamente, a parità di click, no? Ci sono persone che aprono la bocca e vengono da voi per un canalare, no? Io lo dico sempre, di un settimo superiore, e dico: aspetti dottoressa, aspetti, e vi aiutano. E altre: aspetti, fa male, si schiocca. Ma voi pensate che le risonanze siano diverse di quei due pazienti lì? Quindi non parliamo neanche di dentatura, quello è un fenomeno superato, o di piano occlusale. Quindi quando si parla di aspetto psichico non è una roba, io mi diverto sempre con gli studenti, non è una cosa astratta, mi diverto sempre con gli studenti: ragazzi, secondo voi perché è importante dare dei questionari, no, sull'ansia, la depressione, la somatizzazione ai pazienti che hanno dolore? Questi mi guardano, sanno che comunque mi piace fare pubblicazioni e dicono spesso per raccogliere dati per uso scientifico, no? Che è la risposta che pensano mi faccia piacere. La realtà dei fatti, sì, vabbè, quello è un aspetto marginale, ma valutare questi aspetti ha un valore prognostico incredibile, perché la paziente che vi aiuta per aprire e fare la canalare del settimo non è una paziente, perché viene lì per il mal di denti, c'ha una TM che schiocca come il mio ginocchio e se la vuol tenere, ok? L'altra è una paziente che non ha bisogno di cure per la TM, perché non possiamo certo riposizionarle il menisco, ma avrà bisogno di grossi discorsi di rassicurazione, magari anche di un bite che la fa svegliare più serena al mattino con un pochino di dolore in meno e di difficoltà nell'aprire le bocca. Quindi per questo dico, il caso clinico lascia il tempo che trova. Se tu non hai lì il paziente, bisognerebbe postare, perché su Facebook è postare, no pubblicare, perché chi pubblica sa che si fa un'altra fatica, ok? Bisognerebbe postare, no, di schiena, in forma anonima, tipo le Iene, il video della chiacchierata col paziente, che però a volte dura un'ora, quindi poi chi l'ascolta?
quel caso clinico lì. Ok? Perché se io vi posto una risonanza magnetica di una dislocazione di scale, potrebbe essere la signora che apre e ci aiuta a fare la canale del settimo, come potrebbe essere la ragazzina di 20 anni spaventatissima con la mamma che dice oddio, schiocca l'articolazione di mia figlia, e girano il mondo. Quindi la dimensione psicosociale è questa nella vita reale, cioè non è una cosa astratta. Quindi c'è il trattamento come conseguenza, diciamo, come quindi statement numero due. Si raccomanda fortemente che, a meno che non ci siano specifiche e giustificabili indicazioni contrarie, e queste indicazioni sono cosa? La chirurgia, che si fa sempre meno alla luce delle conoscenze attuali, ma esiste, come esiste per ogni altra articolazione. Se non ci sono giustificabili indicazioni contrarie, il trattamento dei pazienti con TND deve essere basato sull'uso di procedure conservative, reversibili e evidence-based. Cioè il mio bite, che è la mia stampella, è la terapia, o meglio, è un ausilio terapeutico, non è la terapia, non cura niente. Però è un ausilio e finisce lì. Non è che perché poi, avendo portato il bite 3 mesi la notte, la mandibola mi si sposta mezzo millimetro per i primi 3 giorni, io devo andare a mettere i denti lì. Perché quando mi tolgo un gesso, è normale che io appoggia differentemente il piede. E non è che l'ortopedico mi opera perché vede che appoggio il piede differentemente rispetto a 3 mesi prima. L'importante è che io non abbia più dolore. Quella è la terapia ortopedica, la gestione sintomatologica. Anche perché ci sono studi sulla evoluzione naturale dei sintomi temporomandibolari che suggeriscono che in linea di massima, cioè, tendono a migliorare col tempo. Cioè, non è mica vero, come si vuole a volte raccontare, che tutti i pazienti temporomandibolari siano pazzi, abbiano dolore per sempre. Cioè, questi sono una minoranza. La stragrande maggioranza, anche di quelli che vedo io, no, e che quindi sono pazienti spesso complessi, sono normalissime persone che arrivano e ti raccontano: guarda, mi ha sempre fatto un po' di click la mandibola, però ora è qualche settimana che ho un po' di dolore al mattino, ad esempio. Ok? Ma questi sono sintomi fluttuanti che vanno e vengono, che hanno bisogno magari dell'aiuto in quel momento, ma non è che ci sia una storia naturale terribile per cui quella persona lì, se io mi limito a darle 3 Aulin, dopo 10 anni chissà cosa abbia, oppure se io faccio qualcosa di invasivo prevengo rispetto a dare 3 Aulin. Sempre prendete come estremizzazioni nel tentativo di semplificare. Infatti non ci sono, se vogliamo escludere la chirurgia e al limite i lavaggi e le infiltrazioni articolari, non ci sono specifiche terapie. Ok? E anzi, tutti gli approcci conservativi più o meno si sono rivelati ugualmente efficaci. Quando voi vedete un programma, caro Walter, dove c'è scritto la patologia articolare versus la patologia muscolare, 2 diversi trattamenti, carta igienica, perché vuol dire che il relatore non ha tanto chiaro in testa, perché non esiste un bite per l'articolazione, un bite per la muscolatura, un esercizio fisioterapico per l'articolazione e uno per il massettere di sinistra. Ok? E questa è la cattiva notizia. Poi dopo faremo la parte costruttiva, no? Nel resto della giornata. Però di fatto, questo fatto che molti approcci conservativi più o meno siano efficaci ha fatto sì che esistano ancora tutte queste
filosofie, no? Perché nel momento in cui il byte è una stampella, come lo fai tu il byte, Nicolò, prima di conoscermi? Fondamentalmente le facevo inferiori invece che posteriori, e che superiori, vabbè. Ok. Però il piatto. Che inferiore già è una, sì, è una bella sfida farlo, sì, piatto. Sì. Trovavi sempre a ritoccare molto nella zona posteriore. Altri, chi è che faceva la guida canina? No, io prima. Tutti bravissimi. Ah, ok. Chi è che faceva, che ne so, una ricerca di una relazione centrica per dare dei punti in cioè, tutte. E chi è che trovava un tragitto condilare per? Chi è che rilassava la muscolatura? La realtà dei fatti è che tutti funzionano. E allora se tu fai la guida canina, dici, caspita, è la mia guida canina. Poi ti accorgi che ti arriva un paziente testa a testa in cui la guida canina non la puoi fare, e se gli hai spiegato le stesse cose di rilassarsi, le fare la ginnastica, gli metti un bite, l'efficacia in termini di risoluzione dei sintomi è la stessa, no? Questo è il ragionamento scientifico che, come dire, potenzia, critica e analizza le osservazioni cliniche. Va bene? Il problema qual è? Che fermandoci all'osservazione clinica nostra, poi ognuno di noi si innamora delle proprie idee, no? Cioè sembra quando hai il calciatore, il cantante o l'attore preferito, no? Io il bite lo faccio così, non ti accorgi che ci sono su 10 pazienti 5 o 6 casi in cui non puoi farlo, ma continui a perseguire un ideale, no? Quello si chiama ragionamento induttivo, cioè faccio una cosa, vedo che funziona e cerco di costruirci intorno un castello di spiegazioni. Il ragionamento scientifico invece, per definizione, quello vero, è deduttivo, cioè nel caso dei byte, comparo i diversi byte. Chiunque l'abbia fatto si è accorto che sei liberissima di fare la guida canina, ma se tu facessi i bite piatti non ti cambierebbe niente. E allora magari accanirsi a fare a tutti i costi guida canina, che in alcune bocche non riesci e in ogni caso ti porta via un briciolino di tempo, devi dare delle caratteristiche costruttive al tecnico e quant'altro, forse non è una cosa che è molto razionale in termini di costo-beneficio per te come studio e per il paziente. Ok? E stiamo parlando di una sciocchezza, la guida canina. Moltiplicate questo per invece chi ha magari ricerca di aspetti o concetti posizionali del bite, capito? Quindi la aspecificità del trattamento e il fatto che comunque sia molti pazienti stiano bene, a volte quasi ci diano la sensazione di stare bene qualunque cosa noi facciamo, è il motivo vero alla base della persistenza di certe filosofie incentrate sull'overtreatment. Ti metto un byte di ricerca di una posizione. Saresti stata bene anche col byte piatto, ma siccome te l'ho messo per la ricerca della posizione, ti ho dimostrato che stai bene lì, ti metto i denti lì. Quello è un overtreatment. E non sto dicendo che non funziona, certo che funziona, perché bastava fare il bite piatto, ma è un overtreatment, cioè le cose vanno chiamate con il loro nome. E lo dice la storia clinica dei pazienti, non serve andare a cercare la letteratura, basta vedere 10 pazienti e fare il paragone con le tendiniti del ginocchio, la caviglia, il dolore al gomito, alla spalla, le altre articolazioni. Quindi trattamenti conservativi, reversibili, eccetera, eccetera. È chiaro, ultime due righe, che il trattamento professionale, e questa è una cosa su cui io non mi stancherò mai di puntare, il trattamento professionale deve essere rinforzato da consigli comportamentali, quello che qui chiamano un home care program, no? Cioè tutta una serie di informazioni su cosa fare per sciogliere la muscolatura, stare rilassati e quant'altro. Che non è il protocollo di dire puoi mangiare chewing gum mezz'ora ma 31 minuti no, perché l'odontoiatra di solito ama questo. È semplicemente una informazione generale sul fatto che io ti posso anche mettere un bite,
Ma quante ore dormiamo noi per notte? 6? 7? 8? Se è domenica e non avete figli adolescenti che escono il sabato, ok? E poi? Durante le ore del giorno? Che fai? È lì che allora c'è anche l'altra filosofia, byte 24 ore. C'è tutto per inseguire, cioè per mettere il professionista sul piedistallo. Ma nella medicina del dolore, nel piedistallo, o meglio, nello spotlight, sotto i riflettori, c'è il paziente. C'è il paziente. Quindi, insomma, sul trattamento abbiamo solo notizie positive per certi versi. Guardate bene, altra informazione che sto aggiungendo da qualche anno a questa parte. Questo non significa che domani mattina, se vi arriva una ragazza che ha click ed è spaventata, voi dovete liquidarla in 3 secondi, ok? Perché se no si fa l'errore di quelli che mi dicevano, che io raccontavo che si può fare qualunque cosa con l'occlusione e mi hanno costretto ad aggiungere quel little nella diapositiva iniziale. Cioè, le figure degli esperti, cioè di quelli che vedono questi pazienti dalla mattina alla sera, servono anche a quelli, perché potrebbe capitare tranquillamente che il professionista generico quasi venga visto banalizzare un problema, no? Come se fosse il medico di base che di fronte alla signora col dolore al ginocchio dice no, ma vabbè. E poi scoprite che siccome l'avete trascurata, questa magari è andata da un ortopedico che l'ha operata senza motivo. Quindi dedicate tempo e indirizzate. Però sappiate che è tutto meno problematico e complesso di quello che a volte vuole essere fatto sembrare. Ovviamente tutte queste informazioni in forma anche di decalogo per i disordini temporomandibolari le trovate sul sito del gruppo di studio italiano disordini craniomandibolari, dove abbiamo messo anche proprio altre cose, no? Linee guida su vari argomenti. Quindi noi abbiamo queste, chiamiamole linee guida, in realtà sono delle affermazioni di ciò che si dovrebbe fare dal punto di vista scientifico-clinico sulla base delle attuali evidenze. E questo mi consente di darvi 5 minuti di informazione su quello che io ritengo un aspetto molto importante. Cioè c'è una differenza abissale tra linee guida e protocolli. Ok, noi si confonde il protocollo con la linea guida. Le immagini sono oscurate volutamente, almeno non ci concentriamo sull'estetica. Se la signora si presenta con un incisivo del genere, la linea guida mi dice che ci sono indicazioni estetiche al rifacimento di quel dente lì e mi può dare delle indicazioni sulle strategie generali. Posso provare a sbiancarlo per via endodontica, posso fare una faccetta, posso fare una corona, posso usare diversi materiali per la corona, ok? Però queste sono le linee guida. È inutile che litighiamo sui protocolli, perché è chiaro che se il risultato estetico è ottimo e c'erano le indicazioni, il nostro protocollo si è mosso all'interno delle linee guida e quindi nell'evidence based dentistry noi non troveremo mai un articolo o un autore che ci trova una super specifica superiorità inequivocabile di un protocollo rispetto a un altro finché ci si muove all'interno delle linee guida, perché altrimenti quel protocollo diventerebbe linea guida. Non so se mi spiego. Quindi cosa voglio arrivare a dire? Che lì c'erano le indicazioni su linee guida, la strategia generale e poi ci possono essere diversi protocolli. Ma se io su uno spot marroncino, sul cingolo di un incisivo laterale, mi metto a raccontare di come chiudo la terapia canalare, posso anche discutere dei protocolli, ma mi muovo fuori dalle linee guida che mi dicono che chiaramente quello non è un dente sul quale eseguire una terapia canalare. Scusatemi, è molto volgare e banale questo esempio, ma nei temporomandibolari succede esattamente questo. Si discute di protocolli di presa della posizione, piani occlusali e quant'altro, quando
le linee guida ti dicono di non farlo, cioè, quindi, capito, è una cosa che non sta né in cielo né in terra e va proprio sradicata alla fonte, ok? Quindi, se il protocollo sta all'interno delle linee guida, è pacifico che a quel punto ci possono essere diversi protocolli ugualmente efficaci. Il tuo byte può essere funzionale quanto il mio, quanto il tuo, e lo sapete benissimo che io non dico mai fai un byte superiore o inferiore, perché il byte è una stampella. Okay? Basta solo che non sia esageratamente forzata nella posizione, che copra tutti i denti, cioè che abbia dei requisiti tecnici. Ma se vuoi fare la guida canina a tutti i costi e io no, due protocolli diversi, funzionano entrambi, perché sono all'interno della linea guida, dell'idea di dire comunque ti metto un byte come stampella e non è che poi questa è la fase 1 per andare avanti. Ok? È chiaro quindi che muovendoci in questo contesto noi a volte veniamo strumentalizzati, noi ricercatori, perché la letteratura, come vi ho detto prima, non ci potrà mai dare un inequivocabile cenno di superiorità, nel nostro caso di un byte rispetto a un altro, di 3 sedute di laser piuttosto che 5, no? O cose di questo tipo, di un acido ialuronico rispetto a un altro, di un antinfiammatorio rispetto a un altro, di quanti alert con Brooks-Up devi avere come numero ideale per essere concentrato senza che ti rompa troppo le scatole. Questo la letteratura non te lo può dire, e rientra nel contratto medico-paziente e nella libertà di valutazione, di movimento e di decisione terapeutica del professionista. Ognuno di noi ha una cosa che maneggia meglio ed è doveroso che ci fidiamo di quello. Ok? Nella vita reale il vero problema è che l'odontoiatria invece si basa su protocolli, cioè l'odontoiatra medio, se gli dici di chiudere una canalare saltando dallo strumentino del 15 al 25, no, rischia un infarto. Giusto? Boh, forse semplifico estremizzando, però non credo che succederebbe nulla di tragico per la salute del paziente e neanche del dente. Ok, però noi siamo talmente legati a questa idea dei protocolli che non riusciamo a capire che molti dei protocolli che noi vogliamo proporre non sono in linea con le guidelines, cioè con le linee guida, e quindi non se ne dovrebbe neanche parlare. Per quello poi il Manfrini in turno ti dice basta, ok? E chissà perché tutti questi protocolli spesso sono in forma di overtreatment. Okay. Se escludiamo l'omeopatia, con la quale i pazienti rischiano di morire pur avendo patologie serie perché seguono il protocollo di 10 gocce di fiori di Bach per l'encefalite fulminante, molti dei protocolli odontoiatrici sono in forma di overtreatment, proprio perché c'è questo ragionamento induttivo: vedo, mi sembra che funzioni, lo reitero, lo rendo digitale, montaggio digitale in articolatore delle impronte per creare un byte in relazione centrica. Non è un progresso, cioè è una perdita di tempo, perché non serviva a farlo in analogico. Quindi non è che perché adesso abbiamo le immagini al computer che fanno figo questa è una cosa utile, perché è un protocollo perfettamente inutile alla luce delle linee guida. Ok? Quindi, esempio, vabbè, abbiamo messo, no, la terapia del laser per la parodontite, no, cioè gli fai 8 sedute di laser a cadenza settimanale dopo aver fatto curettage dei 4 quadranti, e probabilmente anche il golden retriever dei miei genitori avrebbe i denti super puliti, no? E allora, se proprio avete voglia, prendetevi questo libro che è vecchiotto, Critical Thinking, sono andati avanti con le edizioni Donald Brunet, che è un epidemiologo. Capitolo 8, Quarks, i cialtroni e i ragionamenti fallaci proprio dal punto di vista della logica, e vi trovate improvvisamente in tutta una serie di esempi che io non credevo. Io ho preso questo libro perché pensavo di trovare ai tempi qualche informazione su come condurre ricerche scientifiche,
Mi trovate tutta una serie di esempi che chiamano in causa i disordini temporomandibolari come patologia ideale per, proprio per le caratteristiche che vi ho detto prima, per alimentare queste pratiche, diciamo, che non sono evidence-based dentistry, perché ti danno una certa quota di evidenza empirica, ma hanno un fondamento teorico, come se fosse una ruota sgonfia, ora la scritta, la cancellata, completamente privo di razionale biologico. Quindi questa l'ho partorita ieri sera, ok? Per questo mi sono autocitato. Cosa sono i TMD? Sono un gruppo di condizioni per la cui diagnosi e trattamento alcuni filosofi continuano ad invocare l'uso di protocolli che sono al di fuori delle linee guida scientifiche e, pur sostenendo ciò, vogliono essere come dire, messi a pari dignità rispetto agli scienziati. Ok? Quindi, questo, signori miei, è un esempio di inversione dell'onere della prova. L'onere della prova, medicina legale, tribunali, di qualunque situazione legale, cioè ha una direzionalità ben precisa. Cioè, se ci sono delle linee guida scientifiche scritte da tutti gli esperti mondiali che dicono che tizio che urla su Facebook io monto in articolatore digitale bla bla bla, o tizio che dice io uso il laser per la parodonto, deve essere, come dire, messo di fronte al fatto che sta a lui produrre evidenze scientifiche. Non deve essere la comunità scientifica nel 2019, con tutto quello che si sa, a dimostrare che la reazione centrica non esiste, che il laser non funziona, perché si sa, c'è già scritto nelle linee guida, non possiamo battibeccare ogni giorno perché si sveglia qualcuno su Facebook. Quindi ragionate sempre in termini di ordine della prova e perdonatemi se ogni tanto, quando qualcuno mi fa saltare la mosca al naso, anche in maniera molto aggressiva, ho messo post come quelli, non so se l'avete visto, perché ragazzi, la realtà dei fatti è che oggi si fa parlare, si fa un gran parlare di multidisciplinarietà, che è fantastica, no? Cioè, al congresso di ortodonzia, per attirare l'attenzione e migliorare le conoscenze degli specialisti in ortodonzia, si parla della gestione parodontale, no? O gestione ortodontica del dente parodontalmente compromesso. Si parla di come creare lo spazio protesico necessario per trasformare esteticamente dei denti protesicamente a fine trattamento. Ma chi viene chiamato a fare quelle relazioni? Un parodontologo o un protesista di altissimo livello, cioè che quella relazione lì sul dente parodontalmente compromesso da muovere ortodonticamente la potrebbero in linea di massima sostenere di fronte a una platea di parodontologi senza essere presi a pomodorate nei denti, giusto? Non so se si può dire su Facebook. Nell'ATM questo non esiste. C'è uno sciame di presunti esperti che va a parlare di ATM agli ortodonzisti o ai protesisti o agli endodonzisti, che inevitabilmente, non vedendo questi pazienti, non sono in grado di giudicare, sono attratti da informazioni che comunque clinicamente possono anche avere un senso, ma che se venissero presentate a una vera platea di esperti sarebbero insostenibili. E stiamo parlando di personaggi che non hanno mai fatto nessun percorso di certificazione culturale per poter essere a parlare di ATM. Okay? Quindi questo aspetto è un altro di quelli su cui vorrei farvi riflettere. Okay? Anche perché io mi sono laureato nel 99, sono 20 anni quest'anno, Giacomo. La realtà dei fatti è che ho iniziato a girare subito, no, per congressi internazionali, e io di questi temi, riposizionare, occlusione, denti, cioè io
adesso che sono invitato io alle conferenze, ma anche quando andavo da studente, partecipante, attacchi post, cioè, non se ne parla da 20 anni. Quindi c'è un sommerso, capito, di personaggi che senza essere veri esperti si rivolge a platee che non sono in grado di valutare. Questa cosa va in qualche modo cambiata, modificata, va intuita, va comunicata. Ok? E da lì derivano dei post, perché quando ricevo, perdonatemi, inviti come se fosse un onore ad andarmi a confrontare con Pinco Pallo sul ruolo dell'occlusione, cioè scusami, no, ogni tanto credo di avere l'umano diritto anche di dire basta. Ok? Perché? Perché deve essere Pinco Pallo ad avere l'onere e la prova che, di dimostrare che tutto ciò che è stato fatto dai tempi di Dan Laskin e Chuck Green in poi era sbagliato. Ok? Quindi, per buttarla sul ridere e rendere omaggio a Ovidio, no? Tornando al discorso dei meme, e anche Tommaso Mascarello, che magari ci segue via Facebook con i suoi Viva la Diga e tutti gli amici che ci seguono, ormai basta. Va bene? Allora, quindi, per riassumere questa prima parte, noi abbiamo a che fare con, così avete una diapositiva unica, con patologie muscoloscheletriche, che sono importanti per l'odontoiatra perché sono la principale causa di dolore non odontogeno. Cioè, fino a prova contraria, un paziente che arriva alla nostra osservazione con dolore alla faccia è probabile che abbia qualcosa di pertinenza odontoiatrica. Granuloma, mal di denti, parodontite, un'ottava empericoronarite, ok? Quindi comunque l'odontoiatra ha diritto di cittadinanza in queste patologie, perché la diagnosi differenziale di ciò che sta a livello intraorale non la può fare il neurologo, non la può fare il fisiatra, non la può fare il reumatologo, ok? Però l'odontoiatra deve sapere che comunque ci si muove, una volta escluse le cause dentali, ci si muove in un contesto ortopedico di sintomi che hanno fluttuazione, hanno una certa benignità, pur essendo cronici. Beh, è l'artrosi, le articolazioni invecchiano. La diagnosi quindi è clinica anamnestica con imaging quando richiesto. L'approccio è gestionale sintomatologico nella stragrande maggioranza dei casi mediante strategie conservative. C'è un certo grado di comorbidità che, se voi prendete, io sono figlio di un medico generico, quindi ho avuto la fortuna che avevo tanti, no, dei libri del secondo, terzo anno in casa, il Moruzzi di fisiologia, l'Harrison di medicina interna, io li avevo, tra l'altro regalati a mio padre nell'edizione italiana da qualche rappresentante, quindi magari nel 97, io senza saperlo, ci ripenso adesso, leggevo la traduzione dell'edizione inglese dell'88, che ne so. Ecco, già nell'Harrison, ai tempi, c'era tutta questa roba, cioè che all'epoca si chiamava, no, magari sindrome algico disfunzionale della TM, ok, o Kosten, poi ne parleremo. C'era questa comparazione, diciamo, e questo raggruppamento nel contesto di queste patologie che magari all'epoca si chiamavano sindrome somatico-funzionali, insomma, però hanno sicuramente un possibile substrato ormonale, psicologico, genetico. Quindi questo ci porta a ribadire ancora una volta l'importanza del cosiddetto asse 2. Per chi non lo sapesse, quindi l'asse 2 è la seconda parte valutativa, no? Quando mi sentite parlare dandolo per scontato, c'è un asse 1 nei Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders che ti porta con degli algoritmi decisionali a fare una diagnosi che noi chiamiamo fisica organica, cioè muscoli, articolazione, disco, artrosi, e poi c'è un asse 2. Questa è una nomenclatura scimmiottata da, per esempio, dal DSM in psichiatria, no? Dove ci sono diversi assi valutativi, l'asse 2 che invece indaga la sfera psicologica. Se volete lo vedremo nel dettaglio, ma magari vi interessa poco. Comunque, di base, sintomi di depressione, di ansia, di somatizzazione e soprattutto impatto del dolore
in termini di impairment, cioè di disfunzione correlata, che è, e qui c'è il corso se fosse clinico, è il principale indicatore prognostico. Ok? Quindi, messaggio conclusivo di questa prima parte e saluto per gli amici di Facebook: noi abbiamo a che fare con una articolazione. Sarà complessa, sarà tutto quello che volete, sarà unica nel corpo umano perché noi siamo odontoiatri, vogliamo essere una categoria particolare, ma comunque è sempre una articolazione e come tale va gestita secondo i basilari principi di medicina ortopedica. Ok? E cosa dice la medicina ortopedica? Che ci sono quelle che noi insieme a Chuck Green abbiamo chiamato due possibili strade terapeutiche. Quali sono? Se io ho male a un ginocchio, a prescindere dalle possibili cause, vado a finire o in un regime conservativo o in un regime chirurgico. Noi odontoiatri ci siamo inventati la terza strada, il terzo occhio, il riposizionamento. Ciao!